Il prefetto Bruno Frattasi, che ringrazio perché, prefetto, questi sono minuti concitati per voi, no? Perché bisogna mettere a punto le ultime cose e fare in modo che tutto quanto funzioni. Diciamo subito, prefetto, intanto la salute, le auguro un buongiorno, che questa è davvero una giornata eccezionale. Non c'è stata un'altra volta nella storia in cui abbiamo avuto il funerale di un Papa emerito, tra l'altro con il rito presieduto da un altro Papa, che è Papa Bergoglio. Allora, ci racconti un po' anche la difficoltà di questi momenti che hanno portato appunto alla giornata di oggi per organizzare tutto e poi i numeri. Sì, grazie, buongiorno innanzitutto. Ma guardi, difficoltà in realtà io non ne ho viste tante, anzi poche, pochissime, quasi nulla, perché c'è stata un'ottima concertazione, un'ottima collaborazione tra tutti gli attori pubblici che hanno partecipato alla costruzione della sicurezza di questo evento. Io ho avuto rapporti con la Protezione Civile nazionale, locale, regionale, naturalmente con le forze dell'ordine, naturalmente con la componente dei vigili del fuoco e anche con la Gendarmeria Vaticana, con i colleghi del Vaticano. Quindi c'è stata subito una collaborazione intensa, fin dalle prime battute del 31 dicembre, quando dopo la notizia della morte di Papa Ratzinger, si è capito subito che dovevamo, diciamo, subito mettere mano a un piano di sicurezza che guardasse non soltanto alle 3 giornate di esposizione della salma, ma anche alla giornata di oggi, cioè alla celebrazione dei funerali del Papa Emerito, che, come dice lei, è una novità assoluta, non c'è mai stato un evento simile nella storia recente. Senta, prefetto, voi Quindi, vi siete collaborazione comportati ottima. come per il funerale di un Papa? O c'è un, diciamo, un dispositivo che è un po' meno, un po' più ridotto, un po' per capirci? Guardi, noi abbiamo tenuto conto semplicemente dell'indice di partecipazione della gente all'evento, prima a quello dell'esposizione della salma e poi a quello dei funerali di oggi. Non abbiamo tenuto conto, per la verità, nel predisporre il piano di sicurezza della diciamo, ritualità dell'evento, se l'evento fosse o non fosse uguale e simile a quello dei funerali di un Papa regnante. Non ce lo siamo posti, per la verità, questo problema. Abbiamo guardato alla sostanza della sicurezza. La sicurezza da garantire in favore delle 100.000 persone che nei 3 giorni hanno visitato la salma nella Basilica di San Pietro del Papa Ratzinger e di quelli che oggi si troveranno in Piazza San Pietro per assistere ai funerali. Allora, 200.000 in 3 giorni, quelle che sono arrivate a Roma o comunque erano a Roma, sono arrivate anche dall'estero per omaggiare il feretro di Papa Ratzinger. Oggi invece ne attendete quante esattamente? Ecco, è difficile fare una previsione precisa. Noi ci siamo, diciamo, abbiamo stimato questa partecipazione intorno alle 70.000, 60.000. Dipendeva un po' anche dalle condizioni del tempo, che sono buone, abbastanza buone, e anche dal fatto che la città di Roma è ancora piena di tanti turisti. E io penso che tante persone che sono venute a Roma nel periodo di fine anno, di Capodanno, e ci rimarranno magari fino all'Epifania, non vorranno perdersi la possibilità di partecipare o comunque di assistere in qualche misura, in qualche Giusto. maniera a questo evento che ha questo sapore epocale. Quindi io non ho una stima precisa, per la verità, lo sapremo dopo a cose fatte. Certo, però L'essenziale è che sotto i il 100.000 mi dispositivo di pare di capire. sicurezza. Sì, intorno a quella cifra lì. Noi abbiamo stabilito soprattutto che cosa? Un dispositivo che funzionasse per far affluire le persone in maniera sicura e per farle defluire dalla Piazza San Pietro altrettanto in maniera sicura, Senta, mi perché dà un po' non di numeri di accadesse nulla. sicurezza, Quindi prefetto. Mi dice quanti siete, per quello che lei può dire naturalmente, no? Quanti siete, dove siete, Certo, no, se Roma sarà bloccata. siamo un piccolo esempio. Guardi, siamo un piccolo esercito, come ho detto già qualche giorno fa, perché più di 1.000 persone, 1.000 operatori della sicurezza lavoreranno insieme. Infatti, io ho parlato più volte di sicurezza integrata, perché si guarda non solo all'ordine della sicurezza pubblica, al fatto che, cioè, che non venga messa in discussione, in pericolo l'incolumità di nessuno dal punto di vista non solo della sicurezza personale, cioè che non subisca aggressioni, ma anche dal fatto che non si faccia male, che non abbia a patire situazioni di difficoltà critiche. Ecco, quindi da questo punto di vista,
Vede che c'è un concorso di, accanto alle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dei volontari di protezione civile, che hanno aiutato molto, soprattutto nelle giornate di esposizione della salma. Stiamo intorno ai 1.200-1.300. Questo è un po' anche frutto del fatto che il dispositivo è a crescere, diciamo, è in tensione, nel senso che si regola anche a seconda delle circostanze del caso. Quindi noi siamo, lo dico soprattutto per la componente dei volontari di protezione civile, che ne sono stati schierati in questi giorni 300-350, ma potrebbero crescere anche fino a 500 unità nel caso in cui le circostanze lo richiedessero. Senta, prefetto, ma voi queste 200.000 persone che sono arrivate in 3 giorni per diciamo rendere omaggio durante l'esposizione della salma, ve le attendevate? È andato oltre diciamo il previsto? C'è stata, come dire, una partecipazione davvero affettuosa o era nell'ordine dei numeri che voi sapevate che ci sarebbero stati? Guardi, noi ci aspettavamo per la verità una partecipazione abbastanza cospicua di persone, l'avevamo un po' stimato, sia perché, ripeto, Roma, lo vediamo anche andando in giro per le strade della città, insomma è molto piena di turisti, ci sono tante persone che vengono da varie parti d'Italia, dall'estero, e la concomitanza proprio nelle giornate di fine anno, il Papa è morto il 31 dicembre, di questo evento in qualche modo ha suscitato la curiosità di tanti, anche il fatto stesso che tanti portassero tanto affetto, tanta devozione nei confronti di Papa Ratzinger e quindi volessero manifestare questo affetto e questa devozione in qualche misura andando ad omaggiare la salma e poi oggi partecipando ai funerali. Una stima precisa, ripeto, è difficile farla anche per oggi, ma insomma i numeri sono imponenti perché effettivamente c'è stato un grande legame tra il Papa Ratzinger e la città di Roma e poi a questo forte legame tra Papa Ratzinger e la città di Roma, Papa Ratzinger era a Roma da mezzo secolo più o meno, perché era già, ecco, da quando era prefetto della Congregazione della Fede. E quindi a un certo punto questa peculiarità della figura di Ratzinger ha diciamo incrementato anche il numero delle presenze. Chiaro. Che abbiamo registrato in questi 3 giorni, dal 2 al 4 e poi oggi. Senta, prefetto, io so che lei deve andare perché tra l'altro deve andare a San Pietro. Le chiedo proprio un minuto di pazienza perché vedo la nostra Laura Ceccherini pronta. Vorrei andare da lei e lei è sul campo. Cioè vogliamo vedere quello che lei ci ha raccontato a parole, come è organizzato sul terreno. Eccola qui Laura. Buongiorno Laura. Buongiorno Tonia, stavo ascoltando le vostre parole, effettivamente sicurezza integrata è quella che si vede e si respira qui in piazza San Pietro. Noi ci siamo spostati lungo via di Porta Angelica che porta per l'appunto a piazza San Pietro, qui per farvi vedere come sono le file e come si snodano questa mattina per l'ingresso verso piazza San Pietro per il funerale di Benedetto XVI. Ci sono diversi punti di controllo proprio prima di entrare, quindi diversi tronconi come vi sta mostrando Gaetano Mastorella in questo momento per i controlli appunto, c'è prima una prima parte poi si snoda verso il metal detector, si guarda dentro gli zaini, dentro le borse e poi il metal detector, il primo e il secondo per entrare in piazza San Pietro. Dunque quello che dicevate da studio è pienamente rispecchiato qui nelle nostre immagini, sicurezza integrata e molti uomini in campo, questo è quello che si vede perché l'evento, un unicum nella storia, e cioè il funerale di un Papa emerito celebrato da un Papa in carica, sicuramente è necessario che si svolga nella maniera più sicura possibile per le molte persone che sono presenti qui oggi. Arrivano da diverse parti d'Italia ma anche da diverse parti del mondo, perché lo ricordavate anche voi, c'è un gran numero di turisti presenti proprio per le feste natalizie che sono ancora in corso dal momento che il Papa, come ricordavate giustamente, è morto il 31 alle 9.34, quindi sicuramente erano già presenti numerose persone qui in piazza. Dunque oggi ne sono attese moltissime dopo quelle che si sono viste nei 3 giorni scorsi quando la salma era in esposizione per l'ultimo saluto. Quindi queste immagini praticamente vi fanno vedere proprio quanto è lunga la fila, vedete che ci sono spazi vuoti perché sono i tronconi che sono stati separati proprio per evitare un afflusso così forte nello stesso momento e nello stesso posto, però la fila parte più o meno, lo potete vedere, da metà di questa via. Sì. Quindi insomma è piuttosto forte il numero di persone che ci sono e che hanno scelto e deciso di essere qui oggi proprio per
l'ultimo saluto a Benedetto XVI. Ricordiamolo, è stato definito un dono da Papa Bergoglio. Esatto, hai fatto bene a ricordarlo, Laura. Quindi il funerale sarà preceduto dalla cerimonia, tra l'altro, con la quale alle 8.45 più o meno la bara sarà trasportata dalla Basilica fino al Sagrato in piazza San Pietro. Poi ci sarà la recita del Rosario e, come vi dicevo, alle 9.30 ci sarà la messa, che sarà presieduta da Papa Francesco. Prefetto, io la lascio andare subito. Mi dice però come siete organizzati per la stazione Termini di Roma. La stazione Termini di Roma, per chi la frequenta, per chi ci transita, sa che è un punto nero, diciamo, nella città, perché c'è una percezione a volte di insicurezza. Lei che si occupa di sicurezza sa bene che tante volte non è il presidio che si mette in campo, ma quello che percepiscono i cittadini. E la percezione intorno alla stazione è una percezione di insicurezza tante volte. Quello che è successo l'altro giorno chiaramente non è legato a questo, ma avete pensato di riformulare i controlli intorno alla stazione Termini? Mi dice solo questo? Sì, no, e questo è vero. Noi abbiamo dato uno spazio, un rilievo al fatto di qualche giorno fa accaduto a danno della ragazza israeliana. Abbiamo rimeditato un po' il dispositivo, soprattutto incrementeremo il controllo in quella fascia, l'ho già detto ieri, che è un po' critica perché corrisponde alla chiusura dei negozi all'interno della stazione Termini, che avviene intorno alle 19.30-20 e poi prosegue fino alle 24.30, cioè l'orario di chiusura della stazione. Ecco, in quel momento l'abbassamento del numero dei visitatori, frequentatori della stazione Termini determina situazioni un po' più critiche dal punto di vista della sicurezza per chi in quel momento, per qualche ragione, all'interno dello scalo. Ecco, lì dovremo fare qualcosa di più, lo faremo sicuramente, e poi cureremo anche, diciamo, la sicurezza delle zone adiacenti alla stazione Termini. Mi riferisco a Piazzale dei 500, alle due strade, via Marsale e via Giulietta, che sono le due ali destra e sinistra della stazione. Prefetto, il ragazzo ha detto: non ero io, non c'entro niente, non sono io quello delle immagini. Lei non ha nessun dubbio? Guardi, questo lo stabilirà la magistratura. Io posso soltanto dire che c'è stata una reazione immediata delle forze di polizia, che ringrazio il questore, ringrazio l'arma dei carabinieri, che hanno, diciamo, determinato questo risultato, cioè prendere subito una persona che, se fosse rimasta in stato di libertà, il presunto colpevole, avrebbe potuto colpire ancora. Ecco, da questo punto di vista io poi taccio, perché la parola spetta a questo punto alla magistratura e al lavoro che stanno facendo. Allora, prefetto, io la ringrazio davvero molto perché ci ha dato alcuni elementi importanti questa mattina, prima dell'inizio di questo che è un rito inedito per il funerale di un Papa emerito. Grazie al prefetto di Roma Bruno Frattasi, buon lavoro a voi, visto che oggi sarà una giornata impegnativa, e a presto.